Allora, di strutture algebriche ce ne sono tante, comincio a nominarne qualcuna, poi vedremo quelle di cui parleremo diffusamente. Strutture algebriche, intanto, ci sono la struttura di gruppo, gruppo commutativo, poi più generale c'è la struttura di anello, la struttura di corpo, la struttura di campo, questo per dire che ce ne sono tante, e da questa parte potremmo mettere la struttura di modulo e la struttura di spazio vettoriale. Queste sono possibili strutture algebriche astratte di cui, volendo, si potrebbe parlare. Noi parleremo semplicemente di due, parleremo della struttura di campo e della struttura di spazio vettoriale. Di questi parleremo per bene, degli altri praticamente nulla. Allora, che cos'è un campo? O perché uno introduce queste strutture algebriche? Perché dopo un po' vede che diversi oggetti hanno proprietà in comune e allora gli viene cucù. Perché non funziona il microfono? Allora, definizione di campo. Allora, un campo è un insieme che stranamente si indica con la lettera K, su cui sono definite due operazioni. Diciamo la somma e la moltiplicazione. Somma e moltiplicazione. Moltiplicazione, e si intende che sono operazioni binarie. Cosa vuol dire operazioni binarie? Operazioni binarie. Operazione binaria è una cosa che prende in input due numeri e restituisce un numero. La somma fa questo, prende in input due numeri e restituisce un numero. Quindi prendono in input due elementi uguali o distinti che siano, e ne restituiscono uno. Queste sono operazioni binarie. Somma e prodotto hanno le usuali proprietà. Somma e prodotto hanno le proprietà che metto tra virgolette classiche. Quali sono le proprietà classiche di somma e prodotto? Ricordiamole molto brevemente. Prima proprietà della somma è che A più B uguale B più A. Non sto a quantificare, dovrei mettere per ogni coppia di elementi A e B del campo. La seconda proprietà classica della somma è che se io faccio A più B più C, un po' ne parlavamo l'altra volta di queste cose, è la stessa cosa che fare A più B più C. Poi la terza proprietà della somma è che esiste un elemento che si chiama 0, tale che A più 0 è uguale ad A, sempre sottinteso per ogni A. E la quarta proprietà della somma è che per ogni A appartenente a K esiste un B appartenente a K, tale che A più B uguale a 0. Poi questo B a posteriori come si chiamerà? Meno A. Se c'è una logica in questo mondo si chiamerà meno A. Queste sono le proprietà della somma. Quali sono le analoghe proprietà del prodotto? Prodotto, proprietà 1, A per B è uguale a B per A. La seconda proprietà del prodotto è analoga a quell'altra, che diventa A per B per C. Questo è uguale ad A per B tutto per C. La terza proprietà del prodotto, invece che lo 0, chi è che si comporta facendo niente, diciamo, rispetto al prodotto? Esiste un elemento speciale che si chiama 1, che sta in K, tale che diciamo A per 1 è uguale ad A. E la quarta proprietà è un po' l'analogo
di questa, per ogni A appartenente a K, ma adesso bisogna essere cauti e mettere con A diverso da 0, cioè che non sia il tizio 0 della somma, esiste un elemento B appartenente a K, tale che, diciamo, A per B uguale a 1. E dopo un po' chi si chiamerà questo B? Questo B lo indicheremo più semplicemente con 1 su A. Queste sono le proprietà del campo. Ovviamente bisognerebbe dimostrare varie cose, bisognerebbe dire, quando io qui dico per ogni A esiste un B, tale che succede questo. Magari ne esistono 5 o 6 di B, per quanto ne sappiamo. Bisognerebbe dimostrare che ne esiste un unico, e allora siamo autorizzati a chiamarlo meno A. E anche qui bisognerebbe dire che per ogni A esiste un B in sima. Una volta che è unico, e andrebbe dimostrato, allora possiamo chiamarlo uno su A. Noi queste cose non le faremo, perché forse sono troppo, diciamo, teoriche, però cosa osserviamo? Osserviamo perché uno introduce la struttura di campo. Perché ci sono tanti ambienti interessanti che hanno la struttura di campo, cioè in cui è possibile sommare, in cui è possibile moltiplicare. E, ah no, poi ne ho dimenticato la proprietà essenziale, che lega la somma e il prodotto. E la somma e il prodotto sono legate dalla proprietà che di solito si chiama distributiva. Cosa dice la proprietà distributiva? Che se io faccio A per B più C, è come se faccio A per B più A per C. Queste sono le proprietà usuali che usiamo quando lavoriamo con molti ambienti. Quali ambienti? Esempi. Esempi. Sono dei campi i seguenti insiemi. Quindi sono dei campi l'insieme dei numeri reali, l'insieme dei numeri razionali e l'insieme dei numeri complessi. Questi qui sono i numeri reali, questi sono i numeri razionali. Razionali cosa vuol dire? Vuol dire le frazioni, i rapporti tra interi. Questi sono i numeri razionali e questi sono i numeri complessi. Numeri complessi. Non so se in qualche corso, magari ad analisi, mi hanno già parlato di numeri reali e di numeri complessi anche. Benissimo. Allora, noi di solito useremo i numeri reali. Questo sarà il campo sul quale si focalizzerà la nostra attenzione. Questo è l'ambiente nel quale lavoreremo. Quindi non starò a fare molta teoria dei campi, semplicemente perché ne useremo quasi sempre soltanto uno, che sono quello dei numeri reali. Ma molte delle cose che diremo si estendono ai numeri complessi. Ci sarebbero tanti altri campi che non sono questi, che sarebbero interessanti, però non ne parleremo. Oh, questi sono campi. È anche interessante dire cosa non sono campi. Invece non sono campi, Z che cos'è? L'insieme dei numeri interi. Questi sono i numeri interi. Perché non è un campo? Cosa manca nell'insieme dei numeri interi? Se ci pensiamo un attimo, c'è quasi tutto. Manca solo P4. Il resto c'è. Manca solo l'esistenza dell'uno fratto. La somma si comporta decentemente, il prodotto si comporta decentemente, se non che manca P4. Quindi non sono campi perché manca P4. Manca P4. Non sono campi, beh, N, i numeri naturali. N sarebbero i numeri, mettiamoci anche lo 0, 0, 1, 2, 3 e così via. Perché non è un campo? Cosa manca qua? Manca S4. E ovviamente manca anche P4. Un'altra cosa che non è un campo, quello che si chiama R di X, così con le parentesi quadre, questo è una maniera breve di dire i polinomi. I polinomi si possono sommare e moltiplicare tra di loro.
Su questo non c'è dubbio. Però non sono un campo, perché cosa manca nei polinomi? Anche qui manca P4. Non posso dividere due polinomi. Cioè, se divido due polinomi, in generale non ottengo un polinomio. Quindi anche qui manca P4. Ecco, il fatto che ci siano ambienti interessanti in cui manca qualche proprietà giustifica il discorso che abbiamo fatto all'inizio. Cioè, ci sono altre strutture in cui ci sono meno proprietà. Ad esempio, i polinomi o z sono un anello. Un anello ha praticamente queste stesse proprietà, ma gli manca la P4. Quindi i polinomi sarebbero un esempio. I polinomi o z sarebbero esempi di anelli, perché manca appunto la possibilità di dividere. Oh, io ho detto ci sono due operazioni, somma e moltiplicazione. Sottrazione e divisione sono in un certo senso implementate, perché sottrarre vuol dire sommare meno il tizio dato da S4, e dividere vuol dire moltiplicare per il tizio dato da P4. Quindi la somma e la moltiplicazione in un certo senso basta. E va bene. E questi sono i campi. Adesso vediamo gli spazi vettoriali. Definizione. Anche qui, definizione di spazio vettoriale. Spazio vettoriale. Allora, sia K un campo, quindi si parte con un campo, che poi noi penseremo sempre K uguale ad R, ma la definizione è indipendente. Penseremo sempre K uguale ad R. Allora, uno spazio vettoriale, uno spazio vettoriale, è un insieme V, giustamente lo chiamiamo V, in cui sono definite due operazioni, Le due operazioni sono la somma è un'operazione, diciamo, da V per V in V. Spero che sia chiara questa notazione. Vuol dire che l'input prende due vettori e restituisce un vettore, come la somma classica. Diciamo input due vettori, output un vettore. Quindi è l'idea intuitiva di somma, prende due tizi e li somma restituendo un altro tizio. Poi è definito quello che si chiama un prodotto per uno scalare. Mi raccomando, non prodotto scalare, prodotto per uno scalare, che è una cosa diversa, che è un'applicazione da K per V a valori in V. Quindi questa cosa vuol dire? Che prende in input un vettore, un numero, e restituisce un vettore. È un po' come abbiamo detto alla prima lezione, no? Posso prendere un vettore, quando i vettori erano quelli con la freccina, e moltiplicarlo per un numero. No? Questa è l'idea, stiamo generalizzando quell'idea della prima lezione. Quindi in input prende un numero e un vettore, un numero, cioè un elemento del campo, e un vettore, e in output c'è un vettore. Output, un vettore. E anche qui ci sono le proprietà. Due operazioni che hanno le seguenti. Sono otto simpatiche proprietà. Che però sono praticamente analoghe a quella precedente. Quindi la somma è esattamente come era nello schema precedente. Quindi S1 dice che V più V doppio, adesso uguale a W più V, visto che la lezione introduttiva metto le freccine per dire che questi sono vettori. Non sto a scrivere la quantificazione per ogni V e W appartenente all'insieme V. Quindi la somma è commutativa, S2 la somma è associativa, quindi U più W, questo qui è uguale a U più V doppio. Voglio dire, queste all'inizio sembrano stupidaggini, no, però una proprietà come questa è quella che ci autorizza a scrivere U più V doppio senza mettere le parentesi. Perché in qualunque senso facciamo le operazioni,
le cose andranno bene. Il giorno in cui studierete fisica e vi capirà di fare il prodotto vettore non è associativo. Quindi quando io ho tre vettori, uno di fila all'altro, faccio il prodotto vettore, dipende come ho messo le parentesi, viene un numero diverso, viene un vettore diverso. Quindi le parentesi non sono importanti nel momento in cui uno ha una proprietà associativa. S3 esiste, 1,0, che ci metto la freccina sopra per dire che è il vettore nullo, tale che se io prendo il vettore nullo e ci sommo un tizio qualunque, un qualunque altro vettore, ottengo il vettore quell'altro. S4 è la stessa di prima, per ogni U appartenente a V esiste un altro vettore V appartenente a V, tali che sommati danno lo zero inteso come vettore nullo. Queste sono le proprietà della somma. E va bene. Poi ci sono le proprietà del prodotto, chiamiamola prodotto 1. Anche qui è una specie di proprietà, in un certo senso, associativa. Se io prendo A e lo moltiplico per il vettore BV, che cosa avverrà mai? AB per V. Questa magari la quantifico. Per ogni A appartenente a K, per ogni B appartenente a K, quindi numeri, e per ogni V appartenente allo spazio vettoriale V. Poi c'è una seconda proprietà che sarà abbastanza naturale. Cosa succede se io moltiplico il numero 1 per il vettore V? Sostanzialmente sto prendendo la freccina e la sto moltiplicando per 1, ottengo la freccina stessa, V, e anche questa la quantifico per ogni V appartenente a V. E la proprietà 3 e la proprietà 4 sono due specie, non chiamiamole P, che sennò sembra che siano proprietà del prodotto, chiamiamole distributiva 1 e distributiva 2. Sono due proprietà assolutamente naturali. Se io scrivo A che moltiplica V più W, che cosa verrà mai questo? Se c'è una logica in questo mondo, più AW. Questo però quantifichiamo bene, per ogni numero A, mi raccomando, A è un numero, V e W sono vettori, per ogni W appartenente a V. E poi c'è la distributiva nell'altro verso, se io faccio A più B e lo moltiplico per il vettore V, questo diventa A per V più B per V. E anche questo, per ogni A appartenente a K, per ogni numero B appartenente a K e per ogni vettore V appartenente allo spazio vettoriale V. E questi sono i simpatici 8 assiomi che lasciano un po' il tempo che trovano, però fanno la definizione ufficiale di spazio vettoriale. Qui magari metto quantificare per esercizio. Quantificare per esercizio. Cosa vuol dire quantificare? Vuol dire spiegare queste formule per quali soggetti sono veri. Quindi nella prima direi per ogni V appartenente a V grande, per ogni W appartenente a V grande, e così via. Come ho fatto qui, perché la quantificazione qui sotto era meno ovvia. E questi sono gli spazi vettoriali. Allora, passati gli assiomi, forse è tempo di vedere classici esempi di spazio vettoriale. Esempio 1. Questo in un certo senso è l'esempio principale di spazio vettoriale. L'esempio principale di spazio vettoriale, come sempre, prenderemo come K uguale i numeri reali, e come spazio vettoriale V prendiamo Rn, o R2 o R3 se preferiamo. Questo è un classico esempio di spazio vettoriale. Perché, come abbiamo visto le volte precedenti, posso sommare due vettori, le operazioni sono sommare due vettori e moltiplicare un vettore per un numero. Queste sono le due operazioni per un numero. Questo è quello che posso fare in uno spazio vettoriale. Posso sommare due vettori, e qui come si fa, se dobbiamo dirlo? Componente
per componente. E come si fa a moltiplicare un vettore per un numero? Moltiplico tutte le componenti. Moltiplico tutte le componenti. Questa è una cosa che abbiamo visto 2 settimane fa quando eravamo qui per fare la lezione numero 1. Allora, adesso dovrei verificare queste proprietà dalla S1 fino in fondo, queste 8 proprietà. La verifica è sostanzialmente ovvia. Le verifiche sono tutte ovvie, o quasi. Le verifiche sono tutte quasi ovvie. Così, per la cronaca, chi è il vettore nullo? Il vettore nullo è un vettore che sommato a qualunque altro vettore non lo cambia. È il vettore che ha come componenti tutti i zeri. Quindi il vettore con tutti i zeri, questo è il vettore nullo. Quello con tutti i zeri. Dato V, chi è meno V? Dato un vettore V che avrà come componenti X1, Xn. Chi è il meno V, quello che sommato a lui da 0? Si verifica abbastanza facilmente che vuol dire girare tutte le componenti. Queste sono cose sicuramente... Cioè, lo spazio vettoriale è, diciamo, una generalizzazione di questa situazione qua, quella che abbiamo visto in RN. Posso sommare 2 vettori e moltiplicare un vettore per un numero. Vediamo qualche esempio meno telefonato. Esempio 2 è questo, è sempre K uguale ad R e V uguale R di X con le parentesi quadre, cioè l'insieme di tutti i polinomi. L'insieme di tutti i polinomi. Allora, le operazioni cosa sono? Le operazioni sono... Qualcuno dice, no, ma questo qui aveva dei problemi. Sì, aveva dei problemi, però... Adesso vediamo quali sono le operazioni. Diciamo, sommare due polinomi. E poi moltiplicare un polinomio per un numero. Moltiplicare un polinomio per un numero. Queste sono le uniche due operazioni che autorizzo. Uno dice, no, ma sappiamo anche moltiplicare due polinomi tra di loro. Sì, ma ce ne freghiamo. Per quanto riguarda lo spazio vettoriale, ce ne freghiamo che sappiamo moltiplicare i polinomi tra di loro. Quindi, diciamo, il prodotto tra due polinomi qui non entra. Il prodotto di due polinomi tra due polinomi qui non entra. E allora, se io non faccio entrare il prodotto tra due polinomi, è chiaro che siamo in uno spazio vettoriale, perché se sommare due polinomi ha le usuali proprietà. Se io li sommo in una maniera o al contrario, non cambia niente. Cioè, chi è l'elemento nullo, chi è lo zero? Il polinomio con tutti zero. Dato un polinomio, c'è un polinomio che sommato a lui fa venire zero? Sì, metto il meno davanti a tutti i coefficienti. Le proprietà di moltiplicare per un numero sono molto deboli, queste proprietà qui sono praticamente gratis se mi limito a moltiplicare per dei numeri. Quindi l'insieme di tutti i polinomi è uno spazio vettoriale. Diamo un esempio 3. Esempio 3. Sempre K uguale ad R, come sarà sempre, quindi dopo questa lezione non lo scriverò più, V uguale R maggiore o uguale 4 di X. Cosa vuol dire questo? Questi qui sono i polinomi di grado maggiore o uguale di 4. E le operazioni sono come prima. Operazioni come prima. Questo è uno spazio vettoriale? Cioè, se io sommo due polinomi di grado maggiore o uguale a 4, ottengo un polinomio di grado maggiore o uguale a 4?
E non è obbligatorio, non sempre. No, perché potrebbe cancellarsi. Questo non è uno spazio vettoriale. Non è uno spazio vettoriale. Quindi è importante saper riconoscere quando qualcosa è uno spazio vettoriale, ma ancora più importante è riconoscere quando qualcosa non è uno spazio vettoriale. Questo non è uno spazio vettoriale perché, ad esempio, se sommo, ad esempio se io prendo p di x uguale x alla quarta più 2x quadro, questo appartiene a v, perché è un polinomio di grado maggiore uguale a 4, il polinomio q di x uguale meno x alla quarta più x al cubo appartiene a v, perché è un polinomio di grado maggiore uguale a 4, ma la loro somma mi diventa di grado 3, e quindi non ci sta. Quindi non è uno spazio vettoriale rispetto alla somma, perché la somma non lavora bene in quell'insieme lì. Tuttavia, p di x più q di x più q di x non appartiene a v, quindi la somma non è definita bene. Quindi la somma non è ben definita. Per essere ben definita, cosa deve fare? Deve prendere in input due elementi dell'insieme e restituire un elemento dell'insieme, e questo non lo fa. Quindi addio, questo non è uno spazio vettoriale. Esempio 4, facciamolo del tutto analogo, però mettiamo grado minore o uguale 4 di x. Quindi adesso polinomi di grado minore o uguale a 4. Questo è uno spazio vettoriale? Sì, questo è uno spazio vettoriale, perché se sommo due polinomi di grado minore o uguale a 4, continuo a ottenere un polinomio di grado minore o uguale a 4. E anche il prodotto per una costante va benissimo, e tutte le proprietà sono verificate. Questo è uno spazio vettoriale. Uno spazio vettoriale rispetto alle solite proprietà. Rispetto alle solite proprietà. Facciamo un esempio 5, altro spazio vettoriale classico, k come sempre uguale ad r, v è uguale all'insieme delle matrici m per n o n per m, come vogliamo. Queste sono le matrici m per n. Le operazioni sono sommare due matrici oppure moltiplicare una matrice per un numero. Allora, le proprietà si verificano abbastanza bene. Se prendo due matrici m per n, stesso m, stesso n, le sommo, continuo a ottenere una matrice dello stesso tipo. E ovviamente valgono le proprietà della somma, associativa, commutativa. Che cos'è la matrice, il vettore nullo in questo caso? In questo caso 0 con la freccina sopra, inteso l'elemento 0 dell'insieme V, che cos'è? È la matrice? Se la sommo non deve cambiare niente. È la matrice di 0 e tappeto, la matrice di tutti i 0. Questo qui è uguale alla matrice di tutti i 0. Di tutti i 0. Che cos'è meno v? Se v è una matrice, meno v è la matrice in cui ho cambiato tutti i segni. Meno v uguale matrice con tutti i segni cambiati. Matrice con tutti i
segni cambiati. Ecco, anche qui qualcuno può avere il retropensiero, ma le matrici le sappiamo anche moltiplicare. Sì, ma vale lo stesso discorso dei polinomi. Ce ne freghiamo di saperle moltiplicare. Ci limitiamo a considerare il prodotto per una costante. Consideriamo solo il prodotto per la costante. Quindi anche in questo esempio, ci stiamo dimenticando, questo esempio non è che ci stiamo dimenticando, non consideriamo il prodotto tra matrici. Questo era l'esempio 5, ce ne sta sicuramente ancora almeno uno, forse anche di più. Esempio 6, sempre K uguale R, prendiamo V uguale le funzioni F definite su un intervallo AB a valori in R, dove AB è un intervallo dato. Questo è un esempio che può provenire dai corsi di analisi. Quali sono le operazioni? Io posso sommare tra di loro due funzioni, questo va bene, e posso moltiplicare una funzione per un numero. Posso anche moltiplicare due funzioni, ma non me ne frega niente, lo lascio fuori. Quindi le operazioni, ancora una volta, sommare due funzioni, moltiplicare una funzione per un numero. E vabbè, penso che di spazi vettoriali ormai ne conosciamo a sufficienza e possiamo introdurre il concetto successivo. Il concetto successivo è il concetto di sottospazio vettoriale. Diamo la definizione. Sottospazio vettoriale. Definizione di sottospazio vettoriale. Allora, sia K un campo, sia V uno spazio vettoriale, quello che si chiama uno spazio vettoriale su K, vuol dire che la moltiplicazione è definita per, posso moltiplicare gli elementi di V per i numeri di K. Sia V uno spazio vettoriale su K e sia V doppio contenuto in V. Si dice che V doppio è un sottospazio vettoriale, se ha due proprietà. Che caratterizzano i sottospazi vettoriali. Uno, diciamo, è chiuso rispetto alla somma. Cosa vuol dire che è chiuso rispetto alla somma? Vuol dire che se W1, scriviamolo in simboli, se W1 appartiene a W e W2 appartiene a W, allora la loro somma più W2 appartiene a W. Questa è la chiusura rispetto alla somma. Se io prendo due tizi di W e li sommo tra di loro, ottengo ancora un tizio di W. E questa è la prima. La seconda proprietà, come uno si può immaginare, è chiuso rispetto al prodotto 2, è chiuso rispetto al prodotto per elementi di K. Che sono quelli che si chiamano gli scalari. Cioè, cosa vuol dire se, diciamo, A è un numero e W è un elemento di questo insieme W grande, allora A per W
appartiene ancora a quello che sarà il sottospazio. Queste sono le due proprietà. Vediamo subito degli esempi di cose che sono e di cose che non sono sottospazi vettoriali. Esempio 1. Quindi K è uguale ai reali. Lo spazio V è uguale a R quadro. Lo spazio W doppio sono gli XY appartenenti a R quadro, tali che, diciamo, X quadro più Y quadro minore o uguale di 1. Facciamo un disegno. Che cos'è quello? Sostanzialmente, sono i punti che stanno dentro il cerchio. Questo è W doppio. Questo W doppio è uno spazio vettoriale? È un sottospazio vettoriale? Cosa devo verificare? Che se prendo due tizi dentro li sommo, rimango dentro. Se prendo un tizio dentro lo moltiplico per un numero, continuo a rimanere dentro. Sono verificate queste due proprietà? Assolutamente no, nessuna delle due. Questo non è un sottospazio vettoriale. Non è un sottospazio vettoriale. Ad esempio, non è chiuso rispetto alla somma. Ad esempio, anzi, non è chiuso rispetto, non vale 2. Non vale la seconda richiesta. Se io prendo un W doppio che sta qui, se io prendo un elemento W doppio che sta qui e lo moltiplico per un numero molto grande, è chiaro che esco fuori. Ci siamo? Ad esempio, il W doppio in figura, il W doppio in figura, se moltiplicato per A abbastanza grande, se moltiplicato per A reale abbastanza grande, esce fuori. Abbastanza grande, esce fuori. Quindi questo è un esempio che non è un sottospazio vettoriale. Vediamo un secondo esempio. Esempio 2. Diciamo K e V come sopra. Quindi il nostro spazio vettoriale è R2. E prendiamo W doppio uguale alle coppie XY appartenenti ad R2, tali che Y maggiore o uguale di 0. Quindi adesso cosa sto prendendo? Sto prendendo la parte alta. Quindi adesso W doppio è la parte alta. Questo qui è W doppio. È un sottospazio vettoriale? Allora, se io prendo due tizi in W doppio e li sommo, continuo a rimanere in W doppio? Sì, diciamo W doppio è chiuso rispetto alla somma. È chiuso rispetto alla somma. Perché se prendo due vettori, con Y maggiore o uguale di 0, con seconda componente maggiore o uguale di 0 e li sommo, anche la somma ha Y maggiore di 0. La somma ha Y maggiore o uguale di 0. Ci siamo su questo? W doppio è chiuso rispetto al prodotto per un numero? Diciamo ni. È chiuso rispetto al prodotto per numeri positivi, ma non è chiuso rispetto al prodotto per numeri negativi. E quindi non è un sottospazio vettoriale. W doppio è chiuso rispetto al prodotto per numeri positivi. Prodotto per numeri A maggiore di 0. Ma non è chiuso. Non è chiuso rispetto
al prodotto per numeri negativi. Per numeri a minore di 0. Ad esempio, se io prendo questo vettore v qui, qui c'è un bel vettore w doppio, se io lo moltiplico per meno 1, va dall'altra parte, quindi mi esce. Quindi questo qui non è un sottospazio vettoriale. Quindi non è un sottospazio vettoriale. Vanno sempre male le cose? Certamente no, ci saranno degli esempi. Vediamo l'esempio 3 in cui le cose invece ragionevolmente funzionano. Esempio 3. Quindi K e V come sopra. E prendiamo W doppio è uguale l'insieme dei vettori XY appartenenti a R2, tali che, diciamo, X più 3Y uguale a 0. Questo che cos'è? Questa è una retta con coefficiente angolare meno un terzo, se vedo bene. Diciamo è questa retta qui, questo è W. Allora, W è chiuso rispetto alla somma, facciamo la verifica, quindi questo è un sottospazio vettoriale. È un sottospazio vettoriale. Infatti, e così impariamo a dimostrarlo, infatti, prima cosa, è chiuso rispetto alla somma, è chiuso rispetto alla somma. Come si fa a verificare che è chiuso rispetto alla somma? Prendiamo un vettore W1. W1 cosa sarà? Sarà X1 Y1 appartenente a W. Prendiamo un vettore W2, come sarà fatto? Sarà fatto X2, Y2 appartenente a W. Cosa vuol dire che stanno in W? Vuol dire che X1 più 3Y1 è uguale a 0 e X2 più 3Y2 è uguale a 0. Adesso cosa faccio? Prendo la somma e vado a vedere, vado a verificare se verifica la condizione. Quindi prendo la somma. La somma, diciamo, W1 più W2, che è il vettore X1 più X2, Y1 più Y2, apparterà a W? La risposta è sì. Perché sì? Perché X1 più Y1, no, X1 più X2, più tre volte Y1 più Y2 è uguale a 0. Basta sommare le due relazioni di sopra. Cioè, questa sapevamo che era vera, questa sapevamo che era vera. Se le sommiamo, otteniamo questa. Diciamo, somma delle due relazioni di sopra. Somma delle due relazioni di sopra. Si vede anche geometricamente. Se prendo due vettori che stanno nel verde, li sommo e ottengo una cosa che sta nel verde. Questo per forza. Quindi è chiuso rispetto alla somma, 2 è chiuso rispetto al prodotto. 2 è chiuso rispetto al prodotto. Cosa devo verificare? Devo prendere un W uguale XY appartenente a W, quindi vuol dire che X più 3Y fa 0. Poi devo prendere un numero A, numero reale. Allora, il vettore AW, che cos'è? È il vettore AX, virgola, AY. Sta in W? La risposta è sì, perché? Perché se io faccio AX più 3 volte AY, posso raccogliere A, questo mi diventa X più 3Y, e quindi fa 0. E quindi c'è lo spazio. Ultimo esempio, esempio 4, lo faccio perché è simile, e proprio per questo forse interessante, K e V come sopra, K e V come sopra, W doppio, prendo le coppie XY appartenenti a R2, tali che X più 3Y uguale a 5,
Quindi adesso questo cos'è? È una retta come prima, però un po' traslata in su. Questo è uno spazio vettoriale? Se io prendo due tizi che ci stanno e li sommo, ottengo un tizio che ci sta. Si vede anche dalla figura che la risposta è no, no? Se io prendo qui W e prendo qui V e li sommo con la regola del parallelogrammo, cosa succede? Si vede che esco, che la somma viene qui e non ci sta più. Cioè, geometricamente si vede che le cose vanno male. Come si dimostra? Cosa succede? Non è chiuso rispetto alla somma. Non è chiuso rispetto alla somma. Perché non è chiuso rispetto alla somma? Basta fare il conto, basta prendere il vettore W che avrà W1 che avrà componenti x con 1, y1 in W, e il vettore W2 che avrà componenti x1, y2, no, cosa ho scritto? Questo è y1 e questo è x2 in W. Adesso prendo la somma, W1 più W2, questo qui ha come componenti x1 più x2 e y1 più y2. Adesso noi sappiamo che x1 più 3y1 fa 5 e x2 più 3y2 fa 5. Cosa succede quando vado a sommare x1 più x2 più 3 volte y1 più y2? Questo dovrebbe fare 5. Invece fa 10. 10 e non 5. Quindi le cose vanno male e non è un sottospazio vettoriale. E infatti cosa succede? Se ho preso due tizi sulla retta e li sommo, la loro somma dove va a finire? Va a finire su una retta che è parallela a quell'altra, cioè sarebbe quella con 10 invece di 5, infatti si vede che è andato a finire su una retta sopra spostata, quindi la somma di due tizi di V non sta in V ma sta in un'altra retta che non c'entra niente, quindi non è un sottospazio vettoriale. Morale, chi saranno i sottospazi vettoriali di R2? Alla fine gli unici che sono andati bene sono le rette per l'origine. Oltre a quello ce n'è uno stupido che è tutto R2 e un altro stupido che è solo 0. Ma a parte quello, i sottospazi di R2 sono le rette per l'origine. Cosa succederà in R3? I sottospazi di R3 quali saranno? Le rette e i piani per l'origine. Quello lì sarà in R3. Però lo vedremo dopo.